Ciao a tutti amici di TCG Television, oggi abbiamo tra le mani un nuovo gioco di cui fare l'unboxing. Si tratta di un gioco per Nintendo 3DS ed è Teatrhythm Final Fantasy Curtain Call, versione Limited Edition. Ma prima di aprirlo, sigla! Prima di aprire la confezione andiamo a vedere intanto la scatola che si presenta con questo maxi spessore, doppio spessore se vogliamo dire. Se prendiamo per esempio un CD musicale, dico CD musicale non a caso perché all'interno abbiamo proprio un audio CD di 5 brani, come scritto qui dietro sulla confezione, remixati, tratti dalle canzoni che sono proposte all'interno del gioco. Purtroppo non sono riuscito a recuperare la Collector's Edition, che era un bel paccozzo grosso, contenente oltre al gioco ovviamente e questo CD da 5 brani musicali, anche un altro con una ventina di brani, delle carte simili a quelle che si vincono nel gioco tramite bonus speciali. E una spettacolare bag porta Nintendo 3DS che rappresentava i personaggi in questa versione cartoon deformed, tratti ovviamente da tutte le principali saghe di Final Fantasy. Vediamo che qui sono rappresentati in ordine sparso personaggi da Final Fantasy VII, vediamo Cloud, Squall, da qualche parte ecco Zidane. I personaggi di Final Fantasy 4, se non ricordo il nome del personaggio perché ho il gioco ma ancora lo devo cominciare. Vedo Tidus qui sotto, e le immagini si continuano anche sui bordi, superiore e inferiore. Dietro invece ci viene introdotto il gioco con parti per un'avventura musicale. Vediamo qui qualche immagine delle varie modalità di gioco. Questa è la battaglia, non so se si vede, forse provo a avvicinarmi, sto facendo ombra, così è peggio. Poi abbiamo la modalità tema musicale, poi qui vedo una specie di percorso gioco dell'oca, non so, non c'era nel gioco precedente. 221 brani e oltre 60 personaggi. Contro i meno dei 100 che erano sul gioco precedente, stavolta abbiamo anche personaggi da serie parallele di Final Fantasy come Crisis Core, Final Fantasy X-2 e i vari Tactics. Testa a testa in modalità versus da provare online, non vedo l'ora di provarla, spero che ci si possa connettere con i giocatori di tutto il mondo e diventerà veramente uno spasso. Un gioco di ruolo a ritmo di musica. Credo che il software sia in inglese, mentre il manuale è in italiano. Vediamo qua se c'è scritto qualcosa. Guida in italiano. Il software non dice nulla, o almeno non lo vedo. E il gioco contiene immagini in 3D. Meno male che viene sfruttato come il precedente. Io direi di procedere all'apertura. Non utilizzo le forbici stavolta perché non vorrei tagliare, essendo un cartonato, e rovinare la scatola. Ora devo scoprire da che parte si apre, credo dalla parte alta. Sì, ci siamo. Non c'è altro, vediamo il contenuto. Abbiamo innanzitutto il CD musicale Teatrhythm Final Fantasy Curtain Call Remix Selection. Qui vediamo qualche altro personaggio. E preludio delle serie Final Fantasy. Vediamo un po' le tracce. Lox Team da Final Fantasy VI.
Il tema principale di Final Fantasy VII, poi pianura dei fulmini di Final Fantasy X, come non ricordarsela, evitare 1000 fulmini di fila per prendere non ricordo quale arma. E scegli i tuoi combattenti da Final Fantasy Tactics. Lo ascolterò con molto piacere perché le musiche di Final Fantasy sono sempre uniche e sensazionali. Ecco qui invece il gioco che si presenta con questa copertina. I personaggi tratti dalle serie principali su un palco a cantare un'ode. Vediamo qui due demoni, la dea e il demone, che si vengono riproposti ancora una volta dopo il primo Teaterritm. E il retro è lo stesso del cartonato, come possiamo vedere, quindi non perdiamoci troppo tempo. Io andrei ad aprire il gioco. Vedere il contenuto, spero che la Square non ci deluda e abbia fatto un manuale di tutto rispetto, anche se sento la scatola piuttosto leggera. Innanzitutto abbiamo il codice della Nintendo, la cassettina c'è. Abbiamo un codice che serve per registrare il prodotto sul sito della Square. Non ci interessa. E questo è. No, non c'è un manuale. Bene, andiamo di male in peggio. Questo è tutto il manuale che abbiamo. Nel precedente avevamo un bel libricino che ci illustrava le varie modalità di gioco, i comandi, tips, cose varie. Invece adesso abbiamo tre fogli streaming siti. Ci sarà il solito manuale digitale all'interno della cassettina. Per chi ha giocato la demo, questo è interessante, i dati dell'Andremo non andranno persi. Se inizi il gioco completo usando quei dati salvati come premio speciale per aver giocato alla demo, potrai aggiungere più personaggi alla tua squadra. Giusto appunto, io ho scaricato la demo qualche giorno fa, ci ho giocato e adesso quando eseguirò il gioco mi troverò qualche personaggio bonus. Non ci si lascia scappare niente. Qui abbiamo i comandi nella Music Stage. E le opzioni di comunicazione, modalità versus o in internet, finalmente puoi sfidare altri giocatori a distanza connettendoli a internet oppure passare il wireless, scambiare le profi card e ricevere le notifiche spot pass. Manuale elettronico, come dicevo, è scritto qui. E il manuale è contenuto nella cassettina di gioco, garanzia, e questo è quanto. Ora, se vogliamo, avviamo un attimo il gioco e vediamo insieme la intro. Ed eccoci qui con il nostro 3DS alla mano, pronti a lanciare Teaterritm Final Fantasy Curtain Call. Sta già salvando. Il gioco è in inglese. No problem perché. È molto semplice da utilizzare. Sta creando dati sulla mia console. Creati, possiamo procedere. Chiede se voglio attivare lo spot pass, adesso diciamo di no. Non c'è una intro vera e propria finché non lasciamo partire il gioco. C'è un nuovo profilo. Da qui in poi il gioco proseguirà. Io termino qui il mio unboxing. E vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!